Oggi è il quinto giorno. Domani il sesto ed è l'ultimo. E stiamo andando a vedere la boutique di Chanel, che qua appunto in Francia c'è l'originale. Stiamo anche andando a vedere la Duret. Stiamo andando anche a vedere la Duret, il centro dei maccheroni. E poi stasera c'è questa cosa appunto della sorpresa di Matteo, sono un po' emozionata. Non è vero. E quindi volevo cercare un paio di orecchini belli, vistosi, quindi cercare un accessorize magari e trovarli lì. Ovviamente non da Chanel, ragazzi. Più là magari, chissà, mi farò un autoregalo degli orecchini di Chanel. Oh no, ragazzi, sta piovendo, siamo sotto il nostro ombrellino. Dobbiamo andare. Mi hai detto che sta piovendo? Piove, piove, il gatto non si muove, accende la candela e dice buonasera. Io la porta. Ecco Chanel, stiamo per entrare. Wow! Ho acquistato il mio primo fondotinta Chanel, sono così felice! I'm so tired! E mi sto facendo la pipì addosso. Vabbè. Siamo alla E ci prendiamo qualcosina! Assaggiamo, assaggiamo, assaggiamo! Che bello! Pistacchio. Vai prima tu. Deve essere buonissimo. Questi sono gli originali, vero? Sì. Com'è, amore? Lascia su no. Vaniglia. Senti come è più soffice. È buonissimo, eh. The last one? Guarda, pronto? Buonissimo. Senti il marshmallow in mezzo. Really, really good! Siamo arrivati a un posto che non mi ricordo come si chiama. Comunque potrete notare il nome da lassù. Santa Maria Maddalena, non so, qualcosa del genere. È un bellissimo monumento. Qualcosa del genere? Ma scusa, guarda su Google Maps. No, no, non ne ho voglia. Ma la cosa più affascinante ce l'ho qui alla mia sinistra. E come sono stanca? Ti voglio andare? Muore, siccome non sei ancora del tutto stanca, puoi provare a entrare lì. Non ho capito, ti sta? Scappando la pipì. Va bene, andiamo, andiamo, andiamo. Niente, va bene, in ogni caso non si potrebbe neanche entrare perché ho visto che ci sono dei lavori in corso qui dentro. Non so se vedete, qua ci sono dei lavori in corso. Non qua, entrare, ma vedo la gente che cresce, però facciamo finta che non faccia ad entrare, così diamo a Debbie la scusa per tornare a fare la pipì. Carson vuole parlarti, aspettalo nel corridoio. Adesso. Guardando un filmino sotto il cielo delle Hawaii con Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams. Ok ragazzi, si è fatta sera ed è il momento della sorpresa. Io adesso ovviamente non mi aspetto niente, mi sto truccando e Matteo si sta facendo la doccia e ovviamente io indosserò per la prima volta il mio fondotinta Chanel. Quello che ho comprato è il Vita Lumiere Acqua. Sono pronta! Siamo pronti. Anche Matteo è bellissimo! Non è vero, sono brutto. Andiamo! Andiamo! Ragazzi, siamo in fila al Moulin Rouge, non ho parole. Mio Dio! Cioè, ho veramente il cuore a mille, non so cosa mi aspetta all'interno. Non
uno spettacolo di cabaret. Niente. Che uomo. Si beve lo champagne. Ragazzi, che mi volete bene. Sono già fuori perché c'è quel teatro, sarebbe bellissimo. Bellissimo. Poi faremo qualche ripresa anche del teatro. Maybe. Come riprendiamo. Ragazzi, purtroppo non è stato possibile filmare, ovviamente. È stato qualcosa di meraviglioso, qualcosa di incredibile. Vi auguro a tutti voi di venire a vedere questo spettacolo almeno una volta nella vita, bellissimo. Io ovviamente mi sono cambiate le scarpine perché stavo morendo, per fortuna eravamo seduti però, e adesso stiamo cercando un metodo per tornare a casa, o in taxi oppure non si sa come. Ecco un taxi. Ti è piaciuta la sorpresa di oggi? Com'è stato lo spettacolo del Moulin Rouge? Debbie? È stato decisamente straordinario. Ho capito che sei stanca, amore, però dobbiamo chiudere il vlog. Notte, ciao ragazzi. Ho capito che la chiusura di questo vlog la devo fare io. Vabbè ragazzi, Deborah è alquanto entusiasta della sorpresa che gli ho fatto. Domani mattina sarà senz'altro un po' più sveglia e arzilla, spero. Comunque adesso qui sono circa le 2 di notte. Sì, perché lo spettacolo è finito... Che ora sono? Sono le 2:30 di notte. Lo spettacolo è finito all'1:30, è iniziato con quasi un'ora in ritardo, è stato fantastico, meraviglioso. Adesso siamo qui, domani ci aspetta il Gobbo di Notre Dame con il Pantheon e le Centre Pompidou, e niente, a domani allora, buonanotte.